Buongiorno a tutti e bentornati sugli schermi di Casa del Sole TV a parlare oggi con due interessanti ospiti di comunicazione e nello specifico di comunicazione non violenta. E lo facciamo con il docente dell'Università di Roma 3 e già ospite del nostro schermi, dei nostri schermi, Domenico Fiormonte, e con un allievo di uno studente di Roma 3, Antonio Bocchinfuso. Buongiorno, buongiorno a tutti e due, buongiorno Domenico Buongiorno, grazie dell'invito. e buongiorno Antonio. Buongiorno, grazie. Dunque, Antonio, anzi, parto da Domenico. Abbiamo già parlato una volta noi di comunicazione non violenta, ma oggi ci ritroviamo anche in presenza di Antonio, che è uno degli studenti che hanno frequentato il tuo corso. E siccome stiamo attraversando un momento storico in cui la violenza della comunicazione è sicuramente più forte del passato, e basta aprire un social network o ascoltare un telegiornale del mainstream per vederlo, ti chiedo, Domenico, perché hai proposto questo corso, un corso di comunicazione non violenta, tra l'altro in un momento storico come quello dell'emergenza sanitaria, perché lo hai tenuto in quel periodo dove abbiamo assistito sia alla rottura di nuclei familiari che a un cambio geopolitico senza precedenti, almeno nella storia recente. E poi dopo chiedo invece ad Antonio perché ha scelto di iscriversi a questo corso e come è stata l'esperienza. Domenico, a te la parola. Benissimo, grazie. Grazie di questa domanda, grazie ad Antonio di aver partecipato, con il quale questo incontro poi nasce, no, da questo articolo che è stato il frutto di questo lavoro che abbiamo fatto 2 anni fa, ormai al corso di Sociologia della Comunicazione, 2000, io ho svolto proprio due volte, nei 2 anni della pandemia, 2021 e 2022, in parte. Il 2021 è stato, diciamo, in parte online, quindi a distanza, ma io avevo la fortuna di poter fare i laboratori e i laboratori si potevano fare in presenza. Quindi il mio è stato, credo, l'unico corso a scienze politiche che era aperto in una certa, adesso non mi ricordo se nel 21 o nel 22, comunque uno dei 2 anni era l'unico corso. C'erano ovviamente tutti gli obblighi con distanziamento, mascherini, eccetera, ma per fortuna, essendo laboratori esperienziali, c'è stato con questo escamotage, abbiamo potuto vederci e lavorare. Quindi perché la tua domanda fa piacere? Perché mi permette di spiegare il cambiamento epocale, che non esistono cambiamenti epocali che poi non sono anche cambiamenti personali, no? Come, e questo, si è, questo cambiamento e questa violenza che noi abbiamo vissuto da vari punti di vista durante la pandemia, per me è stata, si è trasformata in un'esigenza, cioè l'esigenza di poter in qualche modo portare all'interno dell'università una riflessione che prima in qualche modo forse era importante ma non urgente, che è quella di un'analisi della comunicazione che noi viviamo in questo periodo di, come dico sempre io, no, di informazione militarizzata. Perché poi di questo si tratta, no? Sempre di più abbiamo visto negli ultimi 2 anni la militarizzazione dell'informazione. Quindi mi sono reso conto che stavamo vivendo qualcosa di epocale e che io non potevo insegnare come prima. Non solo non potevo insegnare come prima, ma non potevo più insegnare le cose che insegnavo prima nel modo in cui le insegnavo prima. Cioè, da parte mia sarebbe stato un atto di disonestà intellettuale. E quindi io ho cercato di essere onesto e di dire, beh, non possiamo far finta di niente. E quindi io devo cambiare anche il mio corso. E ho deciso di dedicarlo, essendo stato poi uno studioso, però non studioso in senso accademico, ma uno studioso di Gandhi e della Satyagraha, che tu conosci bene perché hai fatto, Jeff, il corso con Roccaltieri, no? Quindi avendo studiato la disobbedienza civile, Gandhi, eccetera, ho deciso di applicare questo discorso a quella comunicazione che noi stavamo vivendo in quel momento. E quindi ho chiesto agli studenti, prima ovviamente ho fatto un'introduzione in generale teorica sui capisaldi della comunicazione non violenta, poi in particolare abbiamo utilizzato, come si diceva la scorsa volta, no, il modello di Rosenberg a dei casi
concreti, di cui poi parlerà Antonio. Cioè io ho chiesto agli studenti: analizzate un caso di comunicazione all'interno di social utilizzando il modello della comunicazione non violenta di Rosenberg. E da questo poi, con Antonio Bocchinfuso, con Andrea Fusco, li ho praticamente sequestrati e gli ho detto: adesso scriviamo un articolo che poi è stato pubblicato da una rivista, insomma, abbastanza nota, peer review, questo per essere, diciamo, all'interno, no, della... E quindi è una rivista accademica, però, quindi peer review che ci ha, insomma, generosamente accettato l'articolo. Dopo, ovviamente, la revisione, noi siamo stati molto contenti perché comunque era sicuramente un articolo sperimentale, perché questa è stata una totale sperimentazione. Ma io a questo punto cederei la parola ad Antonio per far raccontare dal suo punto di vista, no, l'esperienza. Assolutamente, solo una curiosità, Sì. Domenico. Ci sono stati altri tuoi colleghi che si sono fatti questo esame di coscienza in quel momento? Guarda, non lo so, adesso devo essere onesto, non lo so. Sicuramente a livello personale sì, ma che questo abbia poi, come dire, in che modo abbia influenzato il loro insegnamento, onestamente non lo so. Per me è stato un reset. Per me è stato un reset, cioè io da quel momento io non potevo più dire le cose che dicevo prima. Cioè, ti fai conto, uno che si occupava di biopolitica, no? E di Foucault, Antonio conosce bene questi temi perché studia e ha continuato, insomma, gli studi, sta continuando gli studi e si sta specializzando, insomma, in certe tematiche. E lui stesso, insomma, che studia queste cose da giovane appassionato, si è reso conto: ma com'è possibile che si parla di biopolitica e poi dopo succede quello che descrive Foucault nella realtà e noi, come accademici, che facciamo? Continuiamo a fare finta che è così, è uno scenario teorico? Capisci? Quindi certo, c'è stata un po' di delusione da parte mia, sì, per molti che studiavano queste cose e che poi improvvisamente hanno detto: vabbè, però quelle sono, come dire, c'è la gente che muore, ma muoiono le persone, quindi bisogna applicare la biopolitica, quindi va bene la biopolitica. Antonio, che esperienza è stata fare questi studi su casi specifici? E cosa Allora, ne hai buongiorno. detto? Buongiorno di nuovo a tutti. Intanto ringrazio Jeff e Casa del Sole TV per lo spazio e Domenico per la possibilità di collaborare all'articolo, insomma, per essere stato un po' una guida in questi ultimi anni per molti aspetti. È stata sicuramente un'esperienza inaspettata e, come dire, molto formativa. Si parla, per esempio, nell'articolo di forme di, insomma, di comunicazione violenta nell'educazione, quindi anche nel sistema formativo ed universitario. E io, come dire, a questo proposito, credo che una serie di misure applicate, senza in questa sede discuterne la legittimità, ma a prescindere da questa, credo che una serie di misure applicate all'interno dell'università abbiano costituito una forma di violenza comunicativa. Nell'articolo citiamo Dolci che distingue tra forme di trasmissione del sapere che perpetuano sistemi egemonici, quindi sono forme verticali, non di comunicazione, ma appunto di trasmissione di sapere, e forme di comunicazione che invece devono essere funzionali all'incontro. Questo è un po' lo scopo dell'esperimento, insomma, della pratica della comunicazione non violenta. E quindi io sono entrato in un'università in cui, come dire, la trasmissione del sapere seguiva appunto delle dinamiche estremamente violente per certi versi, insomma, il distanziamento, l'impossibilità di comportarsi in un modo che io reputo consono a una comunità accademica. E questa cosa, insomma, per l'idea che io avevo di università prima di entrarci, non è stata piacevole. Poi ho incontrato il professor Fiormonte che ha fatto un validissimo corso di tipo tradizionale, diciamo, per la prima parte, ma che poi per la seconda ci ha portato in uno dei pochi spazi verdi interni a Roma 3. Questo è un altro tema, ma non abbiamo più il tempo di affrontarlo. Però, insomma, abbiamo trovato degli spazi in cui sederci in cerchio e affrontare temi estremamente seri, estremamente di attualità. Ma appunto in una dinamica comunicativa che fosse circolare, plurale. E quindi è stata una bellissima esperienza e mi ha fatto estremamente piacere
che poi mi abbia consentito appunto di parlarne. Sicuramente appunto un'eccezione rispetto a delle dinamiche universitarie che abbiamo visto in questi anni che insomma che non che per certi versi mi hanno lasciato un po' deluso. Scrissi un articolo insieme ad Andrea Fusco, che è l'altro coautore di questo articolo, in cui partivamo dalla riflessione di Marc Augé sui non luoghi. I non luoghi sono quegli spazi come gli aeroporti, che non sono luoghi antropologici, ma sono luoghi di transito in cui i tracciati individuali sono ben studiati affinché ognuno vada, come in un aeroporto o in un centro commerciale, direttamente al proprio terminal, e se c'è, come dire, come li chiamavamo, un aggregamento, è un problema, diciamo, rispetto alla gestione del luogo. Io sono entrato in università in cui dovevo appunto timbrare la prenotazione all'università, passare poi il Green Pass, seguire un sistema di frecce tracciate sul pavimento che poi mi portavano a lezione. A lezione dovevo sedermi a un posto di distanza rispetto agli altri e, finita la lezione, sgombrare quel luogo il più velocemente possibile per evitare appunto il contatto, che però insomma è l'incontro che una comunità accademica dovrebbe favorire. Per cui va Più bene una la necessità. caserma che un'università, insomma. Beh, un aeroporto, letteralmente quello che Augé ha descritto come un non luogo, che è il luogo tipico della modernità ed è come dire, quanto di più opposto esista rispetto a una comunità. Ecco, nel corso del professor Fiormonte io, come dire, ho avuto l'impressione di vivere una comunità di persone prima, di studiosi poi. E, insomma, è stata sicuramente un'ottima esperienza. Senti, e da questi casi di studio che avete seguito, ho letto che c'era anche dentro Mentana, quindi la comunicazione, il modello comunicativo di Mentana, ne siete usciti, cosa è emerso? Mi veniva la battuta, ne siete usciti sani. Allora, Prima sì. di Mentana farei un attimo un passo indietro, scusa, Antonio, sulla questione appunto della militarizzazione, che è un po' quello che è successo negli anni. È un processo, no, che inizia in realtà. Facebook nasce nel 2004, quindi diciamo che sono gli ultimi 5, 6, massimo 7 anni. Che cosa è successo? Cioè, il modello di business dei social è un modello basato sulla raccolta di dati, e quindi un modello basato sul traffico. Questi dati devono essere prodotti, sulla produzione di dati. Quando è che si producono dati? Quando gli utenti interagiscono. E guarda caso, gli utenti interagiscono quando ci sono discussioni accese e quindi quando si creano sostanzialmente argomenti e contenuti su cui si svolge e si articola una polarizzazione. Quindi il modello di business, gli algoritmi di Facebook, di Instagram, Vanno Twitter, verso adesso questo. X, eccetera, non è che sono costruiti su questo, ma questo non è sufficiente. Quindi all'interno della bolla dei social si crea una comunicazione polarizzata e quindi per antonomasia violenta, proprio per definire, cioè per andare incontro a quello che diceva Dolci, no? Dolci diceva, è proprio quel tipo di comunicazione che non è comunicazione, ma che non è nemmeno trasmissione, perché poi tra l'altro appunto Dolci diceva tutta la comunicazione dei media, e lo diceva ai tempi della televisione, quindi cioè nel senso, no, Massimo arriva ai primi anni 90, è una comunicazione, una non comunicazione, perché è una comunicazione che esclude l'interazione. La vera comunicazione può essere soltanto partire dalla relazione. I social non solo hanno distrutto la relazione, ma c'è stato addirittura, e lo stiamo osservando adesso, una sorta di feedback negativo in cui oggi, siccome qualsiasi comunicazione è polarizzata, non esiste più comunicazione al di fuori dei social, e quindi in realtà avere delle opinioni è diventato un problema. Perché automaticamente anche nella comunicazione faccia a faccia si crea la polarizzazione, cioè l'effetto perverso dei social è stato quello di costruire una comunicazione anche nella realtà polarizzata, per cui sostanzialmente avere, ripeto, un'opinione è diventato
un problema, cioè noi le opinioni ce le teniamo per sé, diventano un fatto privato e non più un fatto che, come dire, no, cioè viene esternalizzato nel, no, tipo nell'agorà, in tutti diciamo, quei luoghi che poi sono diventati non luoghi, come dice Antonio, per cui siamo in una situazione paradossale in cui sostanzialmente i social non è che dettano l'agenda della comunicazione, che dettano l'agenda antropologica, cioè nel senso l'agenda della l'agenda un'agenda cognitiva, no? È Cioè, ancora quindi c'è peggio, proprio di direi, un è molto peggio. certo, perché c'è una involuzione della relazione tra le persone che hanno paura di esprimere le loro opinioni. Quindi questo, scusate, lo volevo dire perché però sennò poi sembra che facciamo così un'analisi astratta, eccetera. Quindi poi abbiamo analizzato i casi concreti. Tutti i ragazzi hanno scelto esempi di comunicazione, diciamo, polarizzata, che poi non era difficile, perché in tutti i social è pieno di c'è solo quello, quindi non era difficile. Quindi adesso, scusate, ridò la parola ad Antonio per parlare poi di questi casi di studio che hanno analizzato loro in particolare, Mentana e Chef Rubio, e poi altri studenti hanno fatto altro, ma insomma la raccolta abbiamo solo iniziato, poi potremo proseguire con altri casi. No, grazie della precisazione. Antonio, Allora, prego. sì, l'idea di studiare, come dire, di fare come dire, il mio progetto durante il corso su Mentana mi è venuta perché sostanzialmente avevo l'impressione che quello che è normalmente il discorso su e contro quello che viene detto hate speech, come dire, fosse per certi versi carente. Cioè, co cos'è l'hate speech, il discorso d'odio? Sono quelle esternazioni di odio, xenofobia, violenza e accanimento sui social nei confronti appunto di minoranze per ragioni sessiste, insomma, sappiamo cos'è il discorso d'odio. Quello che io reputo problematico è che questo venga trattato per di più come una sorta di problema residuale rispetto a un discorso che invece è sano, democratico e pacifico. Cioè, noi abbiamo le nostre belle democrazie che si esprimono sui social, che comunicano sui social, che hanno il discorso dove vige il discorso tendenzialmente democratico, e poi ci sono delle sacche più o meno marginali, più o meno rilevanti di popolazione a cui tendenzialmente attribuiamo un carattere retrogrado, reazionario, conservatore, che invece praticano la violenza attraverso discorsi d'odio nei confronti dei migranti, eccetera, eccetera. Questo è vero, cioè nel senso sicuramente è un problema questo fenomeno. Dopodiché io avevo l'impressione che appunto fosse una trattazione parziale perché credo che invece la violenza sia, come dire, un po' la marca della comunicazione sui social. Dicevamo appunto che gli algoritmi stessi dei social network sono pensati appunto per favorire la violenza comunicativa, perché appunto questo corrisponde a una crescita, diciamo, rispetto all'obiettivo del social network. E quindi da qui l'idea appunto di approfondire il personaggio di Enrico Mentana, che casualmente, appunto, anzi, non casualmente, si è scontrato direttamente proprio con Chef Rubio, perché ci piaceva l'idea di distinguere forme di comunicazione violenta non istituzionale, quindi come per esempio Chef Rubio era un personaggio televisivo che aveva molto a cuore la causa palestinese. Questo suo avere molto a cuore la causa palestinese lo ha portato sostanzialmente a perdere, diciamo, i lavori che lui aveva nel mondo della televisione. Questo ha corrisposto a una grave radicalizzazione che poi lo ha portato a esprimere i suoi contenuti con, diciamo, metodi e forme decisamente non consoni alla persuasione di chi la pensa in modo diverso, ma in modo radicalmente violento. E questa è la violenza verbale non istituzionale. Io credo però, noi crediamo, che questa violenza verbale non istituzionale corrisponda invece a una violenza per certi versi anche più subdola, più complessa, che è praticata invece dagli attori istituzionali. Mentana è un personaggio, appunto, è un'istituzione, no, della comunicazione pubblica italiana, e abbiamo analizzato nell'articolo una serie di sue interazioni social in cui apparentemente, appunto, non pratica il discorso d'odio, non insulta direttamente nessuno, ma il modo in cui lui delegittima i suoi interlocutori, persone che commentano i suoi post sui social network,
A volte in modo violento, e lui poi appunto risponde nelle maniere che abbiamo osservato, a volte anche ponendo delle questioni, come dire, sì, volendo di accusa, ma in modo assolutamente pacifico. Le sue risposte sono spesso volte a delegittimare come dire, la titolarità a parlare del suo interlocutore. Questo è un tema, secondo noi, fondamentale. E, perché appunto ciò che accade nel discorso mainstream, secondo noi, è appunto la costruzione di etichette con le quali a cui ricondurre qualsiasi forma di dissenso, e questa è la militarizzazione del discorso. Foucault parlava proprio dell'interdetto, cioè colui, la costruzione discorsiva di colui che non è titolato a parlare. E all'interno di queste categorie, per esempio, abbiamo visto persone come Corrado Augias, Alessandro Barbero e Donatella di Cesare essere tacciate di putinismo in questi anni, no? Oppure anche all'interno della categoria dei Novax o dei filoterroristi di Hamas, abbiamo visto rientrare persone che sicuramente muovevano una critica alla linea politica ufficiale del governo italiano, ma che assolutamente non possono essere. Insomma, tacciate di alcunché del genere. E quindi, appunto, la costruzione. E Mentana in questo è un campione: c'è un lungo tweet che abbiamo citato nell'articolo, in cui lui dice: come io non invito i terrapiattisti o i sostenitori della mafia a parlare nei miei talk show, non vedo perché dovrei invitare un putiniano o un Novax. Ora, insomma, è evidente la problematicità di questa frase. E io credo che per chi si trova, diciamo, dall'altra parte di questa affermazione, per chi viene delegittimato in questo modo, il modo in cui viene vissuta, questa forma di comunicazione è a tutti gli effetti una violenza, cioè una privazione della titolarità a parlare. Un'ultima cosa, e poi chiudo, è il fact-checking politicizzato. Cioè, Mentana gestisce un giornale online che è Open, e in cui un suo collaboratore, che è David Puente, gestisce il fact-checking, e sostanzialmente una serie di notizie geopoliticamente, come dire, di opinione contraria rispetto a quella di Mentana e tendenzialmente del governo italiano, e vengono appunto bollate come fake news. Ora, questo non sarebbe di per sé problematico che David Puente sia contrario alla veridicità del servizio, per esempio, del grandissimo giornalista Seymour Hersh sul sabotaggio del Nord Stream, per esempio. Il problema, e torno ai social, è che Facebook è partner di Open per quanto riguarda il fact-checking, per cui se io provo a condividere il link su Facebook dell'inchiesta del premio Pulitzer Seymour Hersh sul Nord Stream, accade che prima di poter aprire il link, Facebook mi segnala che si tratta di informazioni false. Perché si tratta di informazioni false? Perché è stato controllato da fact-checking indipendenti. Andiamo a cercare chi sono i fact-checker indipendenti di Facebook, Open, cioè David Puente. Andiamo come dire, sulla sezione di Open, sulla metodologia con cui si stabilisce quando una notizia è falsa. Se si tratta di teoria del complotto, la notizia è falsa. Cos'è una teoria del complotto? Una teoria, come dire, riguarda un fatto politico, geopolitico, di qualsiasi tipo, che è falsa. Quindi, insomma, la tautologia è del tutto evidente. E quindi anche questo, appunto, la militarizzazione del discorso. David Puente è, come dire, un po' il poliziotto che decide chi su Facebook può parlare a pieno titolo e chi invece sì può parlare, ma intanto ti metto un banner che tu devi accettare per proseguire, in cui già in partenza ti dico che quell'inchiesta lì, quella notizia lì è falsa. E noi crediamo che queste procedure siano a tutti gli effetti forme di violenza comunicativa. Anche se non si esprime con il linguaggio tipico di chi pratica la violenza, cioè gli insulti sessisti Ma sempre violenza è comunque. Sempre violenza è, Si chiama anche ingiustizia insomma molto più. sistemica. Sì. È un tema utilizzato, studiato da 20 anni in ambito sociologico, filosofico, eccetera, che emerge dagli studi postcoloniali, quindi sostanzialmente da quello che i colonizzatori europei hanno fatto alle culture indigene
di tutto il mondo, Africa, Latin America, ma anche Asia, ovvero svalutare e delegittimare la conoscenza altrui. È un tipico procedimento neocoloniale, quindi stiamo sempre lì, insomma, no? Quindi scusa che ho ovviamente cercato di complementare l'ottima sintesi di Antonio. E quindi Antonio è un modello che tu hai fatto lo studio su Mentana, probabilmente i tuoi colleghi su altri, ma hanno riscontrato lo stesso modello, sbaglio? Sì, beh, appunto è emersa una complessità del discorso, cioè insomma della questione della comunicazione violenta, dell'hate speech sui social, che spesso appunto non viene restituita da chi ha buon gioco nel considerare la violenza sui social semplicemente una questione che riguarda i gruppetti, non so, di estrema destra, piuttosto che insomma fasce, come dire, ben delimitate della popolazione, e non invece un problema strutturale della nostra comunicazione che passa appunto monopolizzata dal medium dei social network. C'è stata secondo lo studio che avete fatto, le vostre ricerche, c'è stato un aumento di questa violenza e sono curioso anche di sapere se avete un'idea di come tutti questi bot, questi sempre più tecnologici, se sono cambiati nel tempo, perché credo di aver capito che sono sempre più tecnologici e che generano già loro stessi tutta una serie di notizie. Allora, vado io. Va E su. e come sì, ci possiamo dividere la domanda. Se vuoi, io posso dire qualcosa sull'intelligenza artificiale e tu la prima parte. Sì, Domenico si occupa di, appunto, in maniera molto più precisa degli aspetti tecnici della faccenda. E per quanto riguarda il cambiamento nel tempo di queste forme istituzionali di violenza comunicativa, quello che ho riscontrato io, insomma, sono abbastanza giovane da quando seguo il dibattito pubblico, è che, come dire, si costruisce progressivamente una specie di calderone delle posizioni inaccettabili. Io credo che la gestione pandemica sia stata un po' uno spartiacque in questo. E sono interessanti molti articoli quando è scoppiata la guerra in Ucraina che, come dire, fornivano l'identikit del perfetto putiniano che era anche Novax. E, come dire, sono sicuro, insomma, poi per stanchezza proprio personale ho smesso un po' di seguire questo Adesso tipo anche di. antisemita e negazionista climatico. Esatto. E, come dire, il progresso che io vedo nel tempo è che mano a mano che aumentano le questioni scottanti e purtroppo aumentano con una certa rapidità, con una certa preoccupante rapidità, man mano che aumentano le questioni e man mano che il dissenso, insomma, diventa sempre più importante rispetto alla deriva folle che stanno portando avanti i nostri governi, come dire, si aggiungono nel calderone delle posizioni inaccettabili sempre più etichette. Appunto, adesso c'è l'antisemitismo per chi, insomma, condanna il genocidio in Palestina, per esempio. Questo è il progresso, diciamo, che io ho Sì, il visto. Papa è contro la guerra e quindi è putiniano, cioè siamo a questo, cioè il Papa deve applaudire la guerra tipo Giulio II, non lo so, oppure nel Medioevo, ancora prima, cioè non si sa veramente che cosa. Quindi siamo al ridicolo più che al paradosso, siamo già nella dimensione del ridicolo. Sì, siamo d'accordo assolutamente. Infatti, riflettavamo con Roberto Quaglia un po' di tempo fa che è diventato difficile adesso anche fare satira, perché la realtà è già la satira di se stessa a un livello tale che è diventato complicato. E l'intelligenza artificiale quanto Sì, beh, contribuisce, Domenico? adesso noi ci troviamo, ne parlavamo ieri sera in una diretta su Giubbe Rosse con poi un'esperta che è Teresa Numerico, che è molto più esperta di me. E la questione adesso, dunque, i bot sono stato, come dire, lo stage, cioè l'infanzia, no? Di questo grande processo. Di virtualizzazione, no? Quindi i bot erano questi software che diciamo, creavano falsi utenti
E adesso invece in realtà questi utenti sono sempre più falsi utenti, sono indistinguibili perché dietro ci sono, c'è la programmazione cosiddetta generative artificial intelligence, per cui questi qui sostanzialmente interagiscono come simulando esseri umani. Ma questo è nulla perché il vero problema, cioè mentre comunque se tu crei degli account comunque è sempre possibile in qualche modo tracciare e risalire, ovviamente per le piattaforme, non per noi poveri mortali. La questione che è all'ordine del giorno è che quindi a questo punto però no, si va a uno step successivo, cioè si entra in una dimensione successiva, è quella del deepfake, adesso dico per sintetizzare, cioè sostanzialmente di una produzione di notizie, sia video che scritte, che sono indistinguibili, letteralmente indistinguibili da quelle reali. A questo punto c'è innanzitutto ovviamente un problema, no, di realtà, ma c'è un problema ancora più profondo, cioè che cosa diventa l'informazione? Non esiste più. Cioè ieri sera giornalista Fabrizio Cassinelli, cronista dell'ANSA, saggista, presidente della Federazione dei cronisti della Lombardia, o segretario, vabbè, insomma, diceva, cioè, non è che non c'è più l'informazione mainstream, o c'è una delegittimazione. Non esiste più nulla, quindi secondo me il problema è che qui non è in pericolo l'informazione intesa come contenuti, è proprio come concetto. Quindi il pericolo è sia per l'informazione che per la controinformazione, sia per il mainstream che per noi il mainstream. Cioè qui si va verso il caos, si va verso una politica di caos. E questo devo dire che lo hanno capito in molti, e infatti gli stessi americani, c'era questo articolo di Axios che io ho citato in questo report sull'intelligenza artificiale che è stato appunto pubblicato dalla Federazione Cronisti Lombarda e dai cronisti del Lazio con il patrocinio della Federazione Nazionale della Stampa. Mi hanno chiesto di scrivere un brevissimo testo e io gli portavo questo esempio, cioè questo articolo di Axios che questa outlet, insomma, questa testata giornalistica mainstream, cioè creata da personaggi molto vicini al governo americano, eccetera. E loro dicevano: abbiamo fatto il direttore di Axios e i due cofondatori, insomma, riportavano riflessioni avute con alti livelli dell'amministrazione americana e che elencavano i pericoli, le preoccupazioni che erano sostanzialmente 4-5. E le prime ovviamente erano la guerra, quindi erano Putin, l'Ucraina, poi c'era ovviamente il Medio Oriente, poi c'era la Corea, poi c'era l'Iran e finalmente arrivava l'intelligenza artificiale. Pensate, non più delle persone, degli stati, dei luoghi, delle politiche, delle ideologie, ma qualcosa che è indefinibile. E quindi io credo che questo fosse un messaggio e sia un messaggio per dire: attenzione, non spariamo ancora queste armi. Non bombardiamo ancora, cioè teniamocele, forse è meglio la guerra nucleare che la guerra delle fake news, perché il pericolo è che veramente scompaia, non è che scompare l'autorevolezza, scompare la possibilità stessa di poter fare informazione. Quindi questa è veramente la nuova atomica che tutti minacciano di lanciare, perché ovviamente ce l'hanno gli americani, ce l'hanno i cinesi, ce l'hanno i russi, siamo sempre alle stesse, no? Quindi si percepisce una sorta di teatro a un livello della materia, no? A livello delle guerre, dei teatri di scontro, eccetera, ma che la vera partita si giochi sempre su un piano che noi non conosciamo, che per esempio uno di questi è quello delle intelligenze artificiali. Non è un caso che c'è stato questo incontro fra Xi e Biden qualche mese fa, in cui, no, si è fatto questa sorta, si è sancita una sorta di così di tregua armata o di pace armata proprio sul tema dell'intelligenza artificiale. Attenzione, perché questi sono i reali temi, no? Sono questi i reali temi. Cioè la sovranità tecnologica, intendo digitale, è il vero tema di scontro. Chi avrà questo potere avrà l'arma più potente. E qui, scusate, permettetemi di citare, insomma, il maestro dei maestri, Antonio Gramsci.
Qui torniamo a Gramsci, all'egemonia culturale. Cioè, qui c'è veramente la storia che si sta dispiegando in un modo tale da far vedere che tu puoi avere le forze militari, puoi avere l'economia, puoi invadere un paese, espropriarlo delle sue risorse, puoi essere un leader religioso o avere il controllo, no, della religione, ma se non hai però l'egemonia culturale, il tuo impero è destinato a cadere ed è questo il vero problema, no, attuale. Quindi il lavoro che noi abbiamo fatto è un piccolo contributo per illuminare questo aspetto in ombra, no, che della comunicazione. Poi, se vogliamo dire qualcosa sul modello della comunicazione non violenta, è interessante perché poi noi abbiamo cercato anche di utilizzare degli strumenti nuovi, come il modello di Rosenberg, per analizzare queste comunicazioni, perché secondo me bisogna partire un po', se vogliamo trovare una via di uscita, dobbiamo partire dalle basi del nostro comportamento. E il modello di Rosenberg della comunicazione non violenta ci aiuta. E infatti, Antonio, prima di chiederti di spiegarcelo un po' meglio, un po' Antonio, un po' tu, Domenico, può essere anche che tutta questa violenza sempre più forte nella comunicazione sia anche portata dal fatto che cioè, ci sottraggono sempre di più la possibilità di interagire fra di noi, perché ormai, fra l'altro, se quello che Domenico diceva è vero e non ho motivi di dubitarlo, non si sa più se si parla con una persona o con un bot, con qualcosa che non esiste, quindi non interagiamo più fra noi e fra l'altro quando interagiamo portiamo all'esterno lo stesso modello dei social network. Sì. No, la domanda che ti facevo, Antonio, era questa. Interagiamo sempre meno e quindi per forza di cose la violenza aumenta. E così hai Beh, riscontrato questo? sicuramente, come dire, i social network hanno radicalmente messo in crisi il tessuto sociale, come dire, il modo in cui erano impostate da millenni le relazioni sociali, e in questo, come dire, cioè c'è stato a tutti gli effetti un fattore di disgregazione, di perdita appunto della realtà del legame sociale. Secondo me sono tanti i temi relativi a questo aumento così vertiginoso della violenza comunicativa. Da un lato assistiamo a dei fattori di depoliticizzazione, insomma, abbastanza importanti, no, che sono parte del progetto neoliberista. Un'altra cosa che diciamo nell'articolo, per esempio, è che il conflitto sociale, che, come dire, tecnicamente sarebbe un po' il cardine delle nostre democrazie avanzate, è sempre più delegittimato. Cioè, no, e viene bollato appunto come ideologia in un senso retrogrado del termine, considerato in qualche modo illegittimo. E poi un altro grande tema, secondo me, è la crisi sociale, economica e geopolitica che stiamo vivendo, e soprattutto per quanto riguarda le nostre democrazie. Io in questi mesi ho letto delle cose assurde. Non mi ricordo che rappresentante fosse del Parlamento tedesco oppure di un'istituzione europea. Ma come dire, la persona era tedesca, no, era proprio sulla Germania. Diceva sostanzialmente: noi sappiamo che la maggior parte dei cittadini tedeschi sono contrari al supporto a Israele in questi mesi, però è giusto farlo, lo faremo. Anche per quanto riguarda l'Ucraina, uscivano dei sondaggi sconcertanti sul fatto che, insomma, a fronte degli sconvolgimenti economici che su di noi ha portato, insomma, la nostra reazione all'invasione ucraina, e una cosa come forse più del 70% degli italiani erano contrari a questa politica che comunque si faceva. Come dire, l'oscurità dei meccanismi di decisione europea e di nomina appunto delle cariche dell'istituzione europea è completamente scollegata da ciò che effettivamente la gente desidera. Cioè, è un discorso molto banale, se vogliamo, ma sostanzialmente la nostra politica ha perso qualsiasi forma di contatto con effettivamente la rappresentanza, cioè che era l'idea di partenza della La democrazia democrazia rappresentativa. virtuale, se non falsa, giù.
non c'è più alcun collegamento con ciò che la gente vuole, e quindi a questo scollamento, appunto, rispetto al vincolo elettorale, se, o comunque rappresentativo, se vogliamo, se si vuole comunque preservare un'apparenza, una formalità di democrazia, non può che corrispondere appunto a questa forma di militarizzazione del discorso, di come dire, depoliticizzazione del discorso che si giova di categorie. Con le quali si esclude l'interlocutore, e poi secondo me ha, come dire, un'altra questione è il fatto che, come dire, noi come Occidente stiamo andando incontro, secondo me, a una grossa disfatta, insomma, un punto di grossa crisi dal punto di vista militare, economico e sociale. E questo la gente lo sa, ma lo sa banalmente appunto per gli aumenti del costo della vita, no? È una questione molto elementare. E il dissenso non è organizzato, non è politicamente strutturato, ma l'insoddisfazione c'è. E quindi si rende necessario appunto una risposta di questo tipo a livello sistemico. Poi per quanto riguarda appunto i rapporti sociali, sicuramente abbiamo vissuto con le nuove tecnologie, con i social network, dei fenomeni appunto di dissonanza cognitiva rispetto al modo tradizionale di intendere i rapporti sociali, che chiaramente causano sicuramente smarrimento, che può generare anche incapacità di comunicare, perché il problema delle grosse bolle sui social network, cioè il fatto che l'algoritmo favoreggia delle camere di consenso in cui tutti la pensano allo stesso modo, anche in maniera molto radicale, e non c'è alcuna possibilità di incontro con posizioni diverse. È un tema fondamentale. Cioè, quando noi siamo abituati adesso a descrivere ideologie come di sistemi di pensiero chiusi, e non consentono, appunto, siccome sono marxista, o siccome sono democristiano, siccome sono liberale, allora ho la testa chiusa. Invece il discorso anti-ideologico contemporaneo è che no, io invece valuto a prescindere cosa è giusto e cosa è sbagliato. Ma una volta un marxista era perfettamente consapevole dell'esistenza e della legittimità, no? Della coerenza interna, se vogliamo, al discorso democristiano-liberale, per esempio. E quindi c'era un riconoscimento. Infatti le nostre democrazie avevano uno stato di salute ai tempi delle grandi narrazioni, perché erano grandi narrazioni, cioè, no, erano discorsi che implicavano un certo livello di complessità, tale per cui si poteva arrivare a riconoscere l'interlocutore. E oggi questa cosa non c'è, cioè quello che succede all'interno di queste camere di consenso, proprio perché sono cambiati i rapporti sociali, proprio perché è stato svilito il legame e il contatto sociale. E perché i social creano appunto una situazione di alienazione rispetto a un autentico contatto e incontro sociale, quello che accade è la completa mancanza di riconoscimento dell'interlocutore, per cui il Novax non potrà mai concepire la posizione di chi sostiene la vaccinazione, e viceversa, chi sostiene la vaccinazione non potrà mai ascoltare magari una critica alla gestione pandemica da parte di un Novax, che non riguarda minimamente la questione del vaccino, ma magari riguarda i soldi spesi rispetto a come si potevano spendere meglio per fermare il Covid, per esempio. E insomma, questa è una situazione piuttosto desolante dal punto di vista E hanno del fatto una pensiero. bella opera d'arte, ma in questo quadro intanto spiegateci un po' meglio cos'è la comunicazione non violenta e soprattutto come la possiamo applicare nel concreto, perché per esempio anche noi stessi nella nostra comunicazione di Casa del Sole TV. Ah, bella domanda. Sì, allora, dunque, innanzitutto Rosenberg era uno psicologo che aveva lavorato, Marshall Rosenberg, ha lavorato sul campo dalle gang di Los Angeles, quindi come negoziatore, ok? Come negoziatore, addirittura anche in Israele e Palestina, anche nel dialogo fra Israele, dialogo, insomma, quello che è fra israeliani e palestinesi, parlo ovviamente in tempi non sospetti, ma si era recato in varie zone del mondo e, insomma, lui aveva messo su veramente una sorta di mini impero, questo della comunicazione non violenta. La comunicazione non violenta, secondo il modello di Rosenberg, si basa, come spieghiamo nell'articolo, su quattro pilastri fondamentalmente, che sono: primo pilastro sono le osservazioni.
Il secondo sono i sentimenti, il terzo i bisogni e il quarto sono le richieste. Che cosa sono le osservazioni? Già da questo primo elemento capiamo che si tratta di una piccola rivoluzione della comunicazione, perché così come avevano detto i grandi teorici, insomma, della non violenza, come Gandhi, fino ad arrivare a Capitini e a Dolci, la questione è una questione che ci riguarda. Dal punto di vista della nostra coscienza. Quindi le osservazioni sono le azioni concrete che osserviamo e ascoltiamo da noi stessi e dai nostri interlocutori. Quindi che cosa implica ciò? Implica un'attenzione, ma la prima attenzione è quella che dobbiamo avere nei riguardi di noi stessi. E quindi poi analizziamo, come dire, i sentimenti, cioè come ci sentiamo in rapporto alle azioni osservate, ok? E poi dobbiamo. E questa è forse la fase che il capitalismo rende più difficile, analizzare e guardare i bisogni, che sono i nostri valori, desideri, aspettative, pensieri, che causano quei sentimenti. Quindi capite che se noi non andiamo alla questione di analizzare i nostri bisogni, che nel caso del, come diceva Gandhi, nel caso dei bisogni dell'Occidente, analizzando e criticando la modernità, sono bisogni artificiali o comunque sono bisogni che non sono veri bisogni. E quindi, se Indotti. noi non siamo sinceri nei riguardi di noi stessi rispetto a quello che sono le nostre aspettative, non può esistere una comunicazione non violenta. Se non siamo veramente sinceri, e per essere sinceri bisogna fare un lavoro. E non è che basta, dice adesso stamattina mi sveglio e mi guardo allo specchio e mi dico la verità. Non è così semplice, bisogna fare un lavoro. E in questo la comunità è una grande risorsa. Infatti, la comunicazione non violenta comunque parte da un livello di relazione di comunità, esattamente poi come la vedeva Gandhi, perché non è che Rosenberg ha inventato qualcosa, eh? Insomma, non è che da ex novo ha inventato qualcosa. Il quarto pilastro sono le richieste, cioè dai desideri, una volta che noi ovviamente cerchiamo di capire quali sono i desideri, i valori nel nostro discorso e nel discorso altrui, quindi attenzione, ovviamente qui c'è un ascolto, ma chi è che ascolta che ascolta oggi nei social? Non ascolta più nessuno. È un dialogo fra sordi, no? Che poi la domanda che io avrei voluto fare a Antonio è, ma tu c'hai 22 anni, ma che cosa osservi nei tuoi coetanei? Perché lui è sfuggito a questa domanda implicita che tu avevi fatto, ma insomma, poi spero che ce lo dirà. Quindi l'ultimo anello di questa catena sono le richieste, cioè il punto di arrivo del processo, che è il luogo dove dobbiamo esplicitare le nostre richieste reali, reali. E lì, anche qua, e quindi, per esempio, no? Per fare un esempio, quando andava Rosenberg, andava nelle scuole, la prima cosa ovviamente che notava erano questi i gruppetti dei ribelli che si mettevano alla finestra a fumare la sigaretta oppure si mettevano di spalle alla cattedra e ignoravano, no, quello che stava dicendo Rosenberg. Alla fine il problema qual era? Era un problema di attenzione. No? Poi banalmente all'interno di un setting, cioè di una situazione, di una dimensione scolastica è abbastanza chiaro, no, che sono tutte richieste di attenzioni, ma sono richieste di attenzioni che poi diventano violenza. Cioè si rappresentano attraverso azioni violente. Ma perché? Perché non c'è ascolto da parte degli adulti, numero uno, che non fanno nulla per ascoltare realmente quello che sono le esigenze dei giovani, non fanno assolutamente nulla, ma quello che facciamo è calare costantemente dall'alto dei modelli epistemologici, cognitivi, eccetera, che poi ovviamente danno luogo a una comunicazione violenta. Quindi, voglio dire, Mentana è l'ultimo anello di una catena costituita su una comunicazione intesa come competitività. Cioè, Mentana a me mi fa pena. Mi fa pena perché, poverino, lui è sempre lì con il suo ego che deve ribadire quanto lui è più figo, più intelligente. Ma poverino, cioè, se uno arriva alla sua età, oltre a 60 anni, che evidentemente c'è lì, c'è, ci sono appunto, direbbe Rosenberg, c'è un problema di bisogni, di richieste frustrate, no? C'è un livello di attenzione, di richieste di attenzione, ma questo voglio dire è il problema dei problemi, no? Sono i nostri bisogni che purtroppo, e quindi anche le nostre richieste che sono malate rispetto alla realtà. L'Occidente deve curare il proprio desiderio. Qui devo ringraziare Antonio che da studente insegna sempre qualcosa ai docenti. Io
Il vero studente è qualcuno che insegna anche al proprio docente. Mi ha fatto scoprire Mark Fisher. E Mark Fisher, questo, ahimè, sociologo che poi si è suicidato perché probabilmente non ha trovato le risposte, partiva da un'analisi, cioè una delle sue riflessioni, secondo me, più interessanti è proprio quella del desiderio. Cioè, può esistere all'interno del capitalismo un desiderio costruttivo e non distruttivo? Questa era la domanda che si faceva Gandhi. Se Fisher fosse arrivato a Gandhi, probabilmente avrebbe scoperto che sì, questo è possibile, ma bisogna pagare un prezzo. Bisogna pagare un prezzo che è quello di ricostruire i nostri desideri malati. E quindi da qua io ripartirei da qua, insomma. Da un discorso critico sulla modernità, che è un discorso che non è che butta a mare il progresso, la scienza, eccetera, ma che deve relativizzare, no, tutti questi nostri, questa nostra ossessione per gli strumenti, per le soluzioni. Noi cerchiamo sempre soluzioni a problemi, ma non riusciamo a guardare realmente poi in faccia ai problemi, no? Cioè cerchiamo solo, cioè ogni, no, anche nella questione tecnologica, la tecnologia è sempre una soluzione a un problema, ma in realtà poi alla fine rincorriamo qualcosa che crea poi altrettanti problemi. Quindi, insomma, adesso non vorrei banalizzare, quindi mi interrompo qui e do la parola ad Antonio che ci deve dire che cosa sta succedendo nella comunicazione. Ti tocca dircelo, Antonio. Allora, Comunque io. ci tocca dircelo, ma direi anche che ci tocca anche rivederci per continuare questo dialogo che mi sembra costruttivo e utile. Quindi, intanto ecco, dici che Volentieri. cosa osservi tra i tuoi Allora, tra i io, come tuoi e i dire. miei coetanei, che siamo più o meno della stessa età. No, io ho senso di cercare di affrontare questioni di una minima serietà sui social, che ad ora utilizzo per seguire testate giornalistiche, per sapere di eventi che avvengono intorno a me e per contattare, come dire, amici con i quali puoi organizzarmi e vedermici dal vivo. Per cui, appunto, per il motivo per cui ho smesso di cercare di avere effettivamente comunicazioni significative sui social, facendo un utilizzo molto più frivolo, e che appunto sono le ragioni di cui abbiamo parlato finora, è vero. Non è, mi è capitato anche di cercare di avere discussioni anche serie, e cioè quello che constato è la totale inadeguatezza del mezzo. Per raggiungere non, ma neanche la complessità, che ormai vabbè ce la siamo persa, se ne parla tanto, ma proprio banalmente no, per avere i tempi no, che sono previsti dal meccanismo stesso della chat, non lo consentono. Quindi è questo. Per cui insomma ne faccio un utilizzo che rivendico, ma che assolutamente non pretende di poter effettivamente costruire qualcosa con le persone, per quanto riguarda la mia esperienza. Per quanto riguarda la pratica dell'illuminazione non violenta, una cosa che mi è molto piaciuta del modello di Rosenberg è, come dire, il tentativo di togliere il focus da noi stessi e come dire, nel tentativo di comprendere i bisogni dell'altro. Per esempio, tra gli esempi pratici che faceva Rosenberg, no? Si diceva di sostituire la frasi come mi hai attaccato, mi hai offeso con mi sono sentito offeso. E questo non vuol dire che non ci sia stata un'effettiva ostilità, ma la questione è diversa, cioè questa è stata la mia sensazione. Dunque capiamo e eventualmente poi giungeremo alla conclusione su chi deve migliorare quanto nei modi, no? Per esempio. E mi viene in mente un libro di una straordinaria bellezza che è La prima radice di Simone Weil, il cui sottotitolo è Dichiarazione universale dei doveri dell'uomo. E lei dice nelle primissime pagine che affermare un diritto, cioè dichiarare di avere un diritto, è una frattura, è l'inizio di è una guerra, sancisce una guerra latente tra me e chi dovrebbe, come dire, implementarmi quel diritto. E non favorisce in alcun modo l'incontro, no? Quindi mi hai offeso, ho il diritto a non essere offeso. E invece ciò che davvero avvicina le persone è la mia percezione dei doveri altrui, cioè il mio interlocutore, io ho il dovere di non offendere l'interlocutore. E quindi questo spostare l'attenzione da ciò che sono le nostre pretese
ha, come dire, la dichiarazione di un bisogno, di un malessere a cui vogliamo porre rimedio, ma è un rimedio che va costruito con l'altro, non rivendicando qualcosa pretendendolo dall'altro. Io l'ho trovato molto interessante e, come dire, ci ho risolto anche un paio di questioni personali dopo il corso e, come dire, si dimentica facilmente poi nella quotidianità, nella nostra frenesia, questo insegnamento, ma credo che appunto, e la cosa interessante è che, come dire, può funzionare, come diceva Domenico, in situazioni come molto gravi che Rosenberg ha approcciato, ma può anche essere proprio una pratica con cui le conversazioni a tavola sono più distese e ci si alza più sereni. E quindi appunto sono molto contento di aver scoperto e la cosa interessante è che però è particolarmente difficile da applicare, per esempio in contesti comunicativi. Cioè una cosa molto interessante sui social è che ci sono delle pagine che praticamente una si chiama il blastometro, cioè blastare qualcuno significa chiudere una discussione con un affondo all'interlocutore che sostanzialmente lo costringe a stare zitto perché l'insulto è troppo ben costruito perché si possa rispondere. Ed è lì che poi ho trovato la maggior parte del materiale su Mentana. I social invece favoreggiano l'esatto opposto, cioè sui social colui che è bello, colui che acquisisce follower e cresce, eccetera, eccetera, è chi segue una dinamica totalmente opposta. Quindi è interessante, secondo me, la comunicazione non violenta e cercare di praticarla non solo perché migliora i rapporti reali, ma soprattutto perché ti aiuta a renderti conto di quali sono le situazioni in cui non si può applicare e quindi quali sono i mezzi di comunicazione da evitare se invece si vogliono avere dei rapporti reali che, come dire, sono tesi davvero all'incontro e in qualche modo alla convivenza pacifica e profonda. Molto chiaro, vuoi aggiungere qualcosa, Domenico? No, cioè sì, grazie ad Antonio perché è bravissimo. Io sono sempre stupido quando lo ascolto, cioè mi sento ogni insegnante, secondo me, io, deve, come dire, deve scendere dal piedistallo e come dire, ascoltandolo capisco anche meglio quello che io gli ho cercato insomma di trasmettere. Quindi una più grande soddisfazione, ma adesso a parte diciamo questo cameo che non volevo, non era previsto, questo santino Grazie. non era previsto, e volevo solo aggiungere che a proposito di quello che lui diceva sul blastometro, che appunto c'è cioè, il problema è che c'è solo quello, no? E quindi diciamo è un po' una trappola, cioè questi social sono un problema di salute mentale. Ecco, dobbiamo cominciare a considerarli uno strumento che lede e danneggia potenzialmente la nostra salute mentale. E attenzione, quello che sto dicendo è basato anche su dati, su ricerche, cioè è stato dimostrato che chi usa meno i social ha una migliore interazione normale con le persone, cioè interazione nel senso interazione sociale, quindi nella realtà viva. Quindi veramente dovremmo iniziare a pensare di spegnere, come alcuni movimenti negli Stati Uniti adesso fanno, che lasciano lo smartphone a casa e si portano i ragazzi, si portano appresso Grazie, invece il vecchio telefono. grazie veramente a tutti e due. Anch'io sono colpito. Meno male che c'è vita su Marte, mi viene da dire. Sì. E arrivederci. Ci rivediamo una prossima volta, sicuramente su questo tema, ma forse anche su altri. Ma intanto diamoci appuntamento per proseguire questa discussione che mi sembra molto importante e utile per tutti noi, anche per tutti i nostri C'è telespettatori. vita persino all'università, penso a Jeff. Chi l'avrebbe mai detto? Chi l'avrebbe mai detto? Esatto. Grazie Grazie a voi, Grazie. grazie a tutti e due. E aggiungo un appello finale per tutti i nostri ascoltatori, perché noi siamo una testata giornalistica, lo siamo sin dalla nascita, e in questo momento storico crediamo che sia ancora più importante avere un'informazione che sia onesta, ma anche libera sia da finanziamenti pubblici che da altri tipi di finanziamenti, e quindi noi andiamo avanti collaborando con chi ci ascolta nell'ottica di costituire una sorta di famiglia. Siamo ormai una famiglia, chi ci segue da tempo e speriamo continui a seguirci.
Siccome è una collaborazione, noi abbiamo bisogno in questo momento del vostro aiuto, adesso proprio. Quindi chi di voi può farlo, chi di voi è in grado di farlo, ci aiuti o con un contributo o con un abbonamento. Ne abbiamo bisogno per proseguire, sia con le nostre interviste, con i nostri telegiornali, le nostre dirette, quindi con questa collaborazione che abbiamo instaurato dal 2020 e che viene poi da prima da Pandora TV. Quindi vi chiedo di sostenerci e di continuare a seguirci e iscrivetevi al nostro canale YouTube e ai nostri canali anche alternativi, Rumble, Odyssey, eccetera. Grazie di nuovo a tutti e due voi e grazie a voi per averci seguito e arrivederci alla prossima volta.